Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, grazie ancora al Comune di Assona, all'ospitalità e all'occasione di confronto. Il tema che mi è stato affidato è quello di provare a sviluppare con voi in poche parole il contenuto della giustizia civile, cosa cercare di capire, perché come funziona, quanto dura, quanto costa, che sono le domande tipiche che si pone un cittadino, no? Nel senso che quando si parla anche in televisione sempre della giustizia, durate infinite, costi enormi, e vediamo se è vero o non è vero, che tipo di correttivi eventualmente possono essere apportati. Ma io sono iniziato subito facendo vedere un quale cosa, perché si dice che quanto è lunga questa giustizia civile. Abbiamo la fortuna di avere con noi l'ex ministro Castelli proprio in questa materia, magari lui poi potrà entrare ancora più nel merito, essendo stato proprio nel palazzo di fuoco, come si suol dire, giù a Roma. Sicuramente la tempistica è molto lunga perché si compone di una serie infinita di azioni, alcune delle quali tutti quanti che noi avvocati che pratichiamo riteniamo che spesso e volentieri siano a volte dei doppioni insufficienti, inutili, cioè tanta carta oggi in modo telematico, però diciamo anche per nulla. Sicuramente una causa civile ha diverse tante fasi, se voi vedete si parla della mediazione, poi bisogna fare l'atto di citazione, notificarlo, c'è la costituzione del convenuto, c'è la prima udienza, vedremo che nella prima udienza poi praticamente non succede quasi mai nulla, salvo rinvii quasi infiniti. C'è tutta la fase delle prove e poi c'è la fase della decisione. Quindi anche qui in una scheda successiva vi farò vedere proprio in dettaglio quanti tempi ci sono di mezzo. Tutto inizia con una fase di mediazione che è stata introdotta con un decreto legislativo all'inizio di questo 2010, dove praticamente è necessario trovare una soluzione, cercare di trovare una soluzione bonaria tra le parti, per evitare di andare a ingolfare, diciamo così, i tribunali oltre già quello che sono, si è cercato di inventarsi questa figura di mediatore che cerca di mettere d'accordo le parti, che però non è una vera e propria via di mezzo, ma bisogna andare a vedere quali sono i diritti e i doveri che vengono contestati. Tenete conto che questa mediazione, nel momento in cui si trova la mediazione tra le parti, questo ha un vero e proprio valore di sentenza, e la mediazione obbligatoria è disciplinata in quell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010. Magari adesso vi farò vedere che sono materie veramente anche abbastanza interessanti anche per il cittadino in quanto tale, e il procedimento di mediazione non dovrebbe, diciamo così, avere una durata superiore a 3 mesi. Però se già pensate che in alcune materie la mediazione è obbligatoria e anche se non si trova devi comunque farla, hai già perso praticamente 3 mesi. Pronti via, 3 mesi praticamente più o meno sono andati. Ho tutte le materie, se vedete si parla di materie interessanti, condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, e per forza il cittadino deve comunque rivolgersi a un avvocato, non è che può andare in mediazione da solo. In più, occhio che c'è anche tutta la materia creditizia e bancaria. Esperimento del procedimento di mediazione, se vedete, condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria. Infatti, nella prima, diciamo, udienza che viene fatta dal giudice nel procedimento di cognizione, il giudice deve verificare che sia stato fatto il tentativo di cognizione per poter decidere di andare avanti oppure no. Quanto costa questa mediazione? Perché qualcuno dice che la mediazione è gratis, ma tanto facciamola. No, assolutamente non è gratis. Io sono preso la mediazione dell'organismo di mediazione di Monza, tanto per, visto che eravamo qua nella zona, abbiamo preso quella. Vedete che ci sono delle spese di deposito, fino a 40-80 euro penso che se la possono fare tutti. Il tema è, qui purtroppo si vede poco, però l'ho preso, sono quelle di Monza. Tenete conto che se guardate cause che non hanno valori enormissimi, da 25-50 mila euro, già si spendono una bellezza di 1000 euro. E questo è il costo, qui c'è l'avvocato, perché avete visto prima che la norma dice che deve essere, sicuramente il cittadino deve essere accompagnato da un avvocato. Se la mediazione è obbligatoria, se c'è l'articolo 5, vedete che siamo leggermente meno, da 9,90 si passa a 9,16, però siamo intorno a quella cifra come limite massimo. Tenete conto che in caso di mancata adesione non si fa nulla, non c'è da pagare nulla, si pagano solamente 40 di 80 euro. L'altra cosa importante è qua, io ho cercato di essere il più lineare possibile, perché capite che disegnare in una scheda sola un processo civile con il rito ordinario non era facile. Se voi guardate, ho cercato di evidenziare anche i giorni, le tempistiche,
per far vedere quanto effettivamente dura questo benedetto processo. Tutto inizia con l'atto di citazione. Nell'atto di citazione l'avvocato, quando lo stende, deve buttare lì una data dove pensa di fissare un'udienza che deve dare almeno 90 giorni, ma non è detto che in quel giorno ci sia udienza di quel giudice che viene designato. E quindi voi capite che quando si arriva un attimo prima che la causa viene assegnata, il giudice sicuramente rinvia l'udienza. Quindi ha un giorno in cui fa udienza, decide e decide quando viene presente. Nella nuova prima udienza, quando viene fissata, veramente possono passare anche abbastanza giorni, un mese, 20, un mese di passo di sicuro, oltre che vengono già dettati dei termini per tre memorie. Notate che lì, anche se è scritto in piccolino, io ho cercato di farvi passare che i giorni sono sempre perentori. Guarda caso, i giorni imposti agli avvocati sono sempre perentori. Infatti per l'avvocato vive con l'angoscia, l'ansia della scadenza, dice ma no, c'è la scadenza, devo presentarmi, eccetera. Vedete che passano già 30 giorni perentori per la prima memoria, poi c'è la memoria delle prove altri 30 giorni, c'è la prova contraria altri 20 giorni, se li sommate già questi solo a contare sono 30, 60 e 20, 80 giorni, altri 3 mesi che partono. Dopodiché c'è fissata una nuova udienza anche a distanza di mesi, quindi il processo sta lì fermo, tranquillo nel cassetto, e a distanza di mesi si arriva a fissare un'altra udienza nella quale normalmente possono succedere due cose fondamentalmente, o una delle due o tutte e due. Viene ammessa la consulenza tecnica d'ufficio oppure vengono, diciamo così, ammessi i testimoni. A questo punto c'è un'altra udienza per fare il giuramento del consulente tecnico d'ufficio. Anche qui possono passare abbastanza tempo perché deve essere nominato, deve accettare l'incarico CTU, deve presentarsi e poi c'è tutta la fase di svolgimento della CTU. Non vorrei portare esempi drammatici che ci stanno capitando ultimamente in ufficio, ma ci sono CTU che se ne parlo da 2 anni e mezzo, 3 anni. Molto probabilmente in alcuni casi mi viene il dubbio, non so se i colleghi lo possono sostenere, però ti viene il dubbio che veramente quelli che fanno i CTU sono i più scappati di casa. Cioè, perché in alcuni casi mi sembra di capire che non hanno manco la capacità di risolvere il problema. E quindi continuano a rinviare, a attaccarsi agli elementi e quindi vanno a chiedere allo stesso giudice ulteriori termini per depositare la CTU e provare. Non è che si proprio gli scusi, ma è capace, non è capace, sa andare avanti, non so. Proroga avanti, si sposta e poi deve andare a spiegarglielo però al cliente, l'avvocato deve andare a spiegarglielo al cliente. Quindi già capite che ora che arriviamo alla fine di questa fase, già un bel po' di tempo è andato, quindi la causa si è buttata un sacco. Poi ci sono udienze per valutare gli esiti della CTU. Se abbiamo ammesso i testimoni, voi capite che a seconda di quanti vengono ammessi, non è che i testimoni vengono sentiti tutti nella stessa giornata e in poco tempo. Possono essere rimandati, ma anche l'udienza non è che ti rifisso domani mattina. Ma passano 2, 3 mesi, 4 mesi, uno alla volta e così andiamo avanti. Alla fine, diciamo così, c'è l'udienza di precisazione delle conclusionali. Bisogna fare praticamente una sintesi di quanto si va a chiedere al giudice. Poi ci sono due memorie finali alla fine, anche qui dei termini perentori, 60 giorni per la conclusionale, 20 giorni per la replica. Finalmente si dovrebbe arrivare alla sentenza entro un termine, diciamo, se vedete, ordinatorio. Quindi mentre per gli avvocati sono sempre termini perentori, il giudice dice io entro 60 giorni dovrei emanare la sentenza. Poi si muore anche altro che 2 mesi, ma altrimenti anche 1 anno, e tu stai lì in attesa e aspetti gli eventi. Se vi ho fatto un raffronto velocissimo, non volevo essere chiaramente la lezione di diritto di procedura civile, sul rito del lavoro. Il rito del lavoro è molto più snello, infatti una delle riforme di cui si parlava era quella di avvicinare il più possibile il rito ordinario al rito del lavoro, perché prevede meno memorie, cioè devi dire tutto all'inizio e poi il giudice va avanti e decide. Infatti, se voi vedete, qua ho messo un po' di commenti presi dalla stampa in giro. Questo è un articolo del Sole 24 Ore che risale all'ottobre 2017, quindi non è una cosa vecchissima. Ottobre 2017 è passato 1 anno e mezzo fa. C'è il processo civile d'Italia, quarto ultimo in Europa, perché abbiamo dei tempi veramente biblici. Quando in televisione sentiamo dire che le imprese non vengono investite in Italia perché se ne capita un contenzioso non si sa quando finisce. Io ho avuto una causa nella ridente Toscana su una risoluzione, un contratto d'appalto, quindi nell'ambito civile, in primo grado ci abbiamo messo appena 12 anni
di capire in 12 anni andare a giocare. Gianni Pericolo potrebbe essere che è morto, è andato, è fallito, ha vinto il Superenalotto, è scappato, cioè può essere capitato di tutto, no? Quindi dove vuoi andare a parlare? Se guardate, poi ho tirato anche, ho preso sempre dal sito del Ministero della Giustizia e da altri siti, tutto il dato. Guarda, ad esempio, in questi tre anni, dal 2012 al 2015, abbiamo avuto delle leggere discese. Siamo passati da 2 anni e 10 mesi in una causa alla Corte d'Appello a 2 anni e 3 mesi. Questo davanti a un tribunale, da 3 anni e 4 mesi a 4 anni, il rito del lavoro, più corto, però è rimasto invariato 1 anno e 9 mesi. Mi ha colpito tanto un'altra cosa che spesso volentieri si sente parlare sulla stampa, in televisione, eccetera. La famosa questione dell'arretrato del processo, le durate giuste dei processi, il fatto di questa legge Pinto che potrebbe praticamente, diciamo così, indennizzare il cittadino che ha avuto un processo più lungo del dovuto. Occhio che i termini stimati nella norma sono 3 anni per i procedimenti di primo grado, vedete qua, 2 anni per i procedimenti d'appello, 1 anno per i procedimenti di Cassazione. Guardate i dati di quanti processi potrebbero essere soggetti a questa legge Pinto e quindi il cittadino poter avere diritto a un indennizzo. Se voi guardate su questi numeri, che li abbiamo presi anche in un grafico, sì, sono in discesa, però sono sempre altissimi. Quindi se guardate già nel 2018 gli ultra triennali nel tribunale primo grado, la parte finale in arancio, vedete che sono 369.436 processi che potrebbero essere soggetti alla legge Pinto. Qui ci sono 369.436 persone, parti del processo, che potrebbero chiedere allo Stato indennizzo, perché il processo è durato troppo. E dice, vabbè, chiediamo l'indennizzo. Sì, chiediamo l'indennizzo, anche qui ci è capitato, abbiamo dovuto chiedere l'indennizzo per un Ministero della Salute che non ha pagato, poi abbiamo dovuto fare anche il giudizio di ottemperanza per obbligare lo Stato a pagare l'indennizzo. Perché il cittadino ha vinto, abbiamo dovuto fare la causa per ottenere l'indennizzo, perché non è in automatico. Una roba in automatico in Italia non c'è, quindi abbiamo dovuto fare la causa per portare a casa l'indennizzo, poi lo Stato non paga e dovrà fare un altro giudizio per essere pagato. Quindi capite che forse qualche problema ce lo possiamo avere. Il costo, chiaramente non ho mai parlato di parcelle degli avvocati per privacy, come si suol dire, ma è il contributo unificato. Primo grado, vediamo una causa normale. Andiamo a litigare per la ristrutturazione dell'appartamento, magari è capitato anche a qualcuno, no? 52.260.000 euro scaglione, ci stiamo dentro, 759 euro. Più, se andiamo in impugnazione, 1.138. Più, se arriviamo in Cassazione, la stessa cifra passa a 1.518. Più, chiaramente, la spesa dell'avvocato, più, chiaramente, anche la tassa che va pagata a parte, la tassa di registro. Sono andato a prendere ulteriori dati anche dal distretto di Milano, visto che noi siamo qui, Monza, eccetera, a vedere come è stato, diciamo così, il rapporto tra processi civili, diciamo, avviati, scritti e definiti. Purtroppo non sono riuscito a ingrandire perché erano tabelle in PDF, eccetera, non sono riuscito, però i dati Monza, guardate ad esempio il rapporto 2016-2017-2018, la prima roba parla degli iscritti e gli altri definiti. Monza, ad esempio, siamo sotto, ci sono quelli più iscritti rispetto a quelli, diciamo, nel 2016 rispetto a quelli risolti. Anche qui, se guardate un'altra tabella che abbiamo preso per farvi vedere la lungaggine del processo dal sito dell'Espresso, c'è questo articolo di questa dottoressa Wulfon, che dice sono 532 giorni di durata media nel primo grado di giudizio per un processo civile, 984 per quello amministrativo, 386 per il penale. E va bene. Poi dice Cipro, dove il processo penale ha una durata media nel primo grado di giudizio di 246 giorni, quello amministrativo di 1775, Malta con 536 giorni per risolvere la controversia in primo grado civile, 306 giorni in penale, ben 1408 per un caso amministrativo. Capite che siamo paragonati a sti paesi. Con tutto rispetto, provate a disegnarveli: Malta 536, l'Italia 532, la Slovacchia, guardate la Germania, 192 giorni finiscono il processo civile. Chiaramente. Primo grado, sì, primo grado. Però capite che noi da
532 192. Qual è la competenza per materia di questi, vari giudici? Sono giudici di pace, tribunale, poi mi sono soffermato sul numero dei giudici, il tribunale delle corti d'appello, le cancellerie civili, e ho lanciato un segnale per andare a vedere i TAR. Parliamo un attimo le competenze. Si parla tanto di questo giudice di pace, perché cosa è competente? Occhio che è una competenza per materia e per valore, fino a 5.000 euro delle cause relative a beni immobili e rapporto obbligatorio, fino a 20.000 euro cause relative al risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli natanti, opposizione all'ordinanza di giunzione salvo specifiche materie. Senza limite di valore, cause relative a, certo, dobbiamo andare a litigare per la SIPA di dividere tra noi e il vicino di casa, andiamo lì, vale, però c'è poco da inventarsi. La misura o modalità d'uso dei servizi di condominio delle case, rapporti tra proprietario e detentori di immobili adibiti a civili abitazioni in materia di immissione, ci sono delle cause per cui, indipendentemente dal valore, si va alla giudice di pace. Poi ci sono i tribunali che hanno invece delle competenze, anche qui oltre 5.000 euro, le cause relative a beni immobili e rapporti obbligatori, senza limiti di valore le cause relative ai beni immobili, valori indeterminabili, e poi c'è tutta la fase del processo di esecuzione senza limiti del valore per queste competenze. Però senza tediarvi troppo su queste cose, anche qua preso dal sito, guardate la planimetria d'Italia, la piantina d'Italia con le varie cose. Ci sono 106 sedi con organico superiore o uguale a 20 unità. Ci sono 44 sedi con organico di tribunale e procura superiore a 10 unità ed inferiore a 20 unità, e poi ce ne sono ben 15 sedi di tribunale e di procure fino a 10 unità di personale impiegato. Voi capite che in alcuni casi solo banalmente quando si bloccano perché proprio non c'è personale. Sì, vuoi il processo telematico, vuoi il processo, va bene tutto, però certe cose voi capite che senza persone non si fanno funzionare. Quanti numeri? Quanti tribunali abbiamo in Italia? 145 tribunali. Abbiamo la bellezza di 391 giudici di pace e abbiamo la bellezza di 29 corti d'appello. La Lombardia ne ha due, Brescia, Milano, le ho prese così, buttate dentro. Ma domani invece la giustizia amministrativa, ce ne abbiamo in alcune regioni due, ma nella maggior parte una TAR, e il secondo grado, c'è poca trippa per i gatti, si va a Roma al Consiglio di Stato, tranne in Sicilia che c'è il Consiglio di Giustizia Amministrativa, però che è l'unica regione a statuto speciale che ha questo consiglio, perché ad esempio, penso banalmente, i Friuli, la Valle d'Aosta, eccetera, se dobbiamo, la Sardegna, se devi litigare il secondo grado nell'ambito del processo amministrativo, fai un posto solo, che è il Consiglio di Stato a Roma. Per quanto riguarda invece la caratteristica del processo amministrativo, se vedete, ho preso anche qui da una rivista Il Dubbio online, un'intervista al Presidente del Consiglio di Stato, Patroni Grizzi, il quale a un certo punto gli venivano chieste sulle tempistiche anche a livello europeo, e lui dice, perfetto, dice, quali sono i vostri dati? Perché dice, tutti si lamentano, questa giustizia quanto dura? Dice, se scorporiamo un dato storico, i nostri numeri parlano di una durata media di giudizi in netto costante declino, passando fra il 2010 e il 2015 da 535 a 168 giorni nei giudizi presso i TAR e da 355 a 107 giorni presso il Consiglio di Stato. Quindi vedete che in linea di massima i tempi, poi ci sono qua le eccezioni, per l'amor di Dio, non è che sono perfette, però i tempi già per una giustizia si riducono notevolmente. Infatti basti pensare che quantomeno il primo grado ai TAR non ci si mette poi tantissimo ad avere la sospensiva, poi una volta ottenuto meno la sospensiva sai di che male morire. I costi anche qui del processo amministrativo, se vedete in linea di massima un ricorso avanti al TAR costa 650 euro di contributo, per alcuni ad esempio messo gli espropri 1.800 euro, lì è una bella cifra. Dopodiché vedete che invece per il mondo appalti, siccome ci sono interessi dietro, guardate dove ho messo posta, quanto sparano le cifre. E poi uno si fa una domanda, dice, c'è poco contenzioso. Certo, ma pensate banalmente, un'azienda che vuole contestare un'aggiudicazione di un appalto al Comune di Assono, che ha un valore di appena superiore a 1 milione di euro, e in un lavoro pubblico 1 milione di euro è due asfaltature, sei già arrivato, dici, ma vabbè, devo spendere 6.000 euro per andare a litigare.
io devo pagare l'avvocato e non so neanche come va a finire, facciano quello che voglio. Quindi capite che in certi momenti aver aumentato tanto questi costi che sono aumentati negli ultimi anni, capite che hanno ridotto la possibilità di anche difendersi, tra virgolette, da parte dell'impresa, non ha più i soldi neanche di da buttare via. Poi lasciamo stare i risultati di sentenza, che dipende veramente molto da come è andata la serata prima, se ha mangiato pesante oppure no anche il magistrato. Però capite che veramente ci sono dei costi molto 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 elevati. Quindi il tema è perché calano i contenziosi. Infatti anche all'inaugurazione degli anni giudiziari gli stessi presidenti di TAR eccetera dicono sempre: siamo in un calo di contenziosi, ci mancherebbe. Con quei soldi non è che il calo di contenziosi è perché la pubblica amministrazione è diventata più brava, è perché nessuno più tanto ci rischia ad andare. In queste ultime due schede vi faccio vedere velocissimamente la differenza tra quel famoso disegno tutto arzigogolato del giudizio civile rito ordinario, con questo banalmente invece ha un TAR, un ricorso con una domanda cautelare, cioè quindi con la famosa sospensiva, come si dice in dialetto. Vedete che la Costituzione può venire dalla parte della parte citata fino a due giorni liberi prima della Camera di Consiglio. Viene fissata la prima Camera di Consiglio veramente in tempi brevi. Se vedete lì si parla dei corsi 20 giorni al perfezionamento della notificazione, anche per il destinatario, e altresì 10 giorni all'iscrizione a voto. C'è un calendario ben preciso, lo trovate in internet sui siti della giustizia amministrativa, uno vede già tutte le udienze che hanno le varie sezioni, sa esattamente quando vanno a udienza. Di solito una sezione media ogni tre settimane fa udienza. Fissano l'udienza di merito, prima possibilità, si ritiene che così si possa decidere subito. Oppure accoglie la sospensiva e fissa l'udienza pubblica. Respinge la sospensiva e a quel punto fisserà l'udienza di merito anche qui a distanza magari di molto tempo, oppure integra il contraddittorio. Capite che già da questo disegno molto più semplice rispetto a quelli prima, capite che quantomeno il processo amministrativo ha delle caratteristiche più, passate in termini snelle, più veloci rispetto al processo civile. Là è tutto molto più arzigogolato, con dei tempi veramente lunghi e con molti, diciamo così, step intermedi che forse potrebbero essere davvero eliminati sedendosi al tavolino e ragionando bene. Io penso che anche il processo civile e amministrativo telematico ci sta vedendo, sì, però ci risparmia la carta da portare in tribunale, ma non è che ha risparmiato i tempi o le attività pratiche. Ha solo sostituito quello che prima si metteva dentro con fior di risme di carta, tole, inchiostri, che si stampavano. Quando ho iniziato a fare questo mestiere, qua faccio l'avvocato o il tipografo? Perché, cioè, francamente, mi arrivano le fatture delle riviste di carta che era una roba impressionante, ma che spendiamo una marea, devi presentare 5 copie, tutto quanto, le cartelle fatte in un certo modo, il nastro di un certo tipo, so si prende, quantomeno adesso quello l'abbiamo guadagnato. Il resto, francamente, direi che non è cambiato un granché rispetto al passato. Io mi fermerei qua per non tenere nessuno e non rubare spazio di colleghi.